Là c'era la televisione contro la politica, oggi la televisione è la politica. Lei ha sempre fatto una tipologia di televisione molto innovativa. Qual è? Grazie. Noi ci chiediamo qual è l'equilibrio ideale tra spettacolarizzazione e contenuti? Beh, è una domanda non semplice, ma l'equilibrio sta, credo, nell'istinto di ognuno di noi, perché quello è... nel capire dove ci si può arrischiare puntando in avanti, senza però perdere di vista quella che è la realtà circostante. Io sono convinto che una buona idea non deve essere né troppo avanti né troppo indietro, perché essere troppo avanti è come essere troppo indietro. Dunque, il giusto rapporto fra audience e onestà intellettuale. Questo è uno dei grandi dilemmi della televisione, ma è anche uno degli anacronismi della televisione, perché la televisione è un comunicatore di massa, forse il più grande comunicatore. È stato inventato per raggiungere una popolazione infinita di persone che nello stesso momento consumino un evento. Però poi vogliamo invece che questo pubblico sia intelligentissimo, preparato, colto, che legga il giornale, possibilmente anche ricco e opinion leader. Ma non ci sono milioni e milioni di opinion leader ricchi, famosi, felici, anche belli, e quindi bisogna capire che la massa evidentemente non è il popolo, che è già una, diciamo, un concetto abbastanza voluminoso di numeri. E quindi succede che nella maggior parte dei casi la televisione si rivolge a un numero di persone che evidentemente ha difficoltà a capire quelle che vengono chiamate le sottigliezze, le citazioni, eccetera, eccetera. Ecco perché la televisione si divide in fasce orarie, oltre che in reti anche specializzate. Anzi, oggi forse tutti i telespettatori potrebbero ritenersi soddisfatti perché possono farsi una loro televisione. Ma fino a qualche anno fa la televisione era una, forse due, forse tre, e tutte facevano gli stessi programmi alle stesse ore. Andando avanti nel tempo, parlo dell'orario, le televisioni si specializzano ed ecco che saltano fuori delle seconde serate, delle terze serate di nicchia, dove si possono ritrovare anche dei prodotti di qualità superiore, venendo quindi a patti con il telespettatore. Tu stai sveglio e io cerco di essere intelligente. Ecco, in questo senso lei ha mai sentito il peso di un compromesso? Ma il compromesso vive insieme a noi, dipende sempre come uno lo cavalca. Se si fa cavalcare è fottuto, se lo cavalca ci può anche stare. Sempre vivere, come dire, al passo coi tempi. Se io rifacessi le stesse cose che facevo negli anni 90 sarei vecchio. E invece faccio le cose che credo sia giusto fare oggi e che saranno vecchissime domani mattina. Quindi bisogna stare al tempo anche con i compromessi. Mai vendersi. Vendersi è una cosa diversa. Il mercato, è come insegna anche questa università, è fatto ovviamente di professionisti che vengono pagati e producono sostanza. Però questo non significa che per produrre e guadagnare si debba vendersi. Uno può vendere un prodotto, ma non vende se stesso. Quindi direi che bisogna fare attenzione, perché è molto facile oggi, in una società tutta spinta verso il consumismo e i numeri uno, vendersi anche la mamma per poter raggiungere una posizione di potere. Ecco, quello è diverso che invece accettare un compromesso di stare in una televisione come Mediaset, che è una televisione commerciale. Difatti io considero il nostro centro di produzione un centro commerciale più che un centro di produzione, però realizzare un programma chiave in mano che va in onda da mezzanotte alle 2. Mi piacerebbe tanto che lo stesso programma fosse magari realizzato dalle 9 alle 11. Il compromesso sta nel farlo lì, ma all'orario, a quello che voglio, ma in un orario diverso da quello possibile per i pubblicitari, che sono poi i proprietari della televisione. Bene. Ha mai avuto la percezione che il pubblico italiano non abbia nemmeno la capacità critica sufficiente a rendere utile un tipo di inchiesta che scrosti la superficie, che vada in profondità, che sia spietatamente sincera? Ma è una bella domanda questa, non so quanto tempo ci avete lavorato per trovare anche... come dire, le parole, i vocaboli, come spietata, che mi piace molto. Credo che il pubblico italiano non sia mai preparato a niente, il più sveglio che c'è, è un paese avanti e tra i 7 più industrializzati del mondo, però poi questo pubblico italiano sembra sempre in ritardo su tutto e difatti ci viene spesso ricordato che i francesi per una cosa, gli inglesi per un'altra, gli spagnoli per i gay e avanti di questo passo sono tutti più avanti di noi.
Quindi direi che il pubblico italiano, ma questo lo dico con rammarico, non sia mai preparato a nulla. Poi non è vero, perché poi tutti vedono tutti, tutti sentono tutti e probabilmente tutti capiscono tutto. Il problema è il tempo con cui arrivano a capire tutto. La questione è solo di tempistica. Quindi vede un margine di miglioramento? Ma è peggio di così, è difficile. Quale sarebbe la persona che sceglierebbe di intervistare se fosse l'intervista della sua vita? Bah, forse oggi come oggi, se proprio devo scegliere e sparare alto, sparerei sul Papa. Secondo me oggi il Papa è il personaggio più interessante che esista sul pianeta per le sue convinzioni, per la sua cultura, per il vestito e il ruolo che rappresenta sulla Terra. Però proprio perché la Terra è fatta di uomini e Ratzinger è un uomo, certe contraddizioni della politica della Chiesa, della città del Vaticano, mi piacerebbe come dire, capirle meglio attraverso le parole di un uomo comunque molto colto, molto preparato, non certamente simpatico, ma un papa non è un comico, quindi anche se spesso si dice un tedesco, i tedeschi non sono simpatici, non è che voglia io difendere Ratzinger, però voglio prenderlo con la giusta misura. Partendo dal presupposto che è Dio in terra, che non è poco, intervistare Dio in terra. Che ne dice? È ambizioso. Sì, è ambizioso. Facevo un programma nel 92 che si chiamava Il Portalettere e cercava in qualche modo di picconare la Prima Repubblica attraverso delle interviste tipo quelle di Frost, con la differenza che quelle di Frost e quelle che faccio io oggi in televisione sono concordate perlomeno nell'ora e l'appuntamento, lo studio e un orario. Invece quelle che si facevano allora erano interviste come fanno oggi le Iene, no? Cioè vanno all'impronta, suonano il campanello e partono. Ecco, questo atteggiamento era lo stesso che faceva il presidente Cossiga a modo suo durante quegli interminabili incontri che faceva con la stampa. Si era calcolato che negli ultimi 6 mesi di presidenza della Repubblica, Cossiga, che qualcuno diceva che era diventato completamente pazzo e invece era lucidissimo, avesse parlato con i giornalisti, con le radio e con le televisioni per più di 900 ore, che è una cifra spropositata. E mancava quindi solo questa intervista. Allora, un po' la stampa, un po' la popolazione italiana, un po' noi ci siamo sentiti in dovere di doverci incontrare. E quindi fu proprio il Quirinale che con una telefonata, con più di una telefonata, con gli addetti, con i consulenti, con gli uomini diciamo della presidenza, permisero quell'incontro. Ecco, quell'intervista fu un'intervista molto difficile, perché dopo che tu sai che c'è uno che è in televisione tutti i giorni e parla per 900 ore, fargli un'intervista è molto difficile, perché rischi di aprire un rubinetto e risentire in modo sistematico quello che ha detto per 900 volte. Tant'è vero che il nostro direttore Guglielmi all'epoca disse: ma non fare l'intervista a Cossiga, tanto quello che c'era da dire l'ha già detto. E invece, con la solita logica del prepararsi a casa, studiare il presidente, vederne il lato psicologico, sapere cosa dire e cosa non dire, cosa dire per gratificarlo, per permettere poi di fargli abbassare la guardia e colpirlo magari in un secondo momento, poi mollare, fingere di non aver capito una certa frase, rilanciarla, usare una terminologia a lui consona, oppure usare parole invece fuori dal suo lessico per portarlo in qualche modo su un territorio diverso dal suo e renderlo più debole in quei frammenti. Un'intervista può durare anche solo 7 minuti, però 7, 10, 15 minuti sono tantissimi, perché potrebbe essere la svolta della tua carriera. Ecco, tutte queste cose portarono invece a un'intervista molto divertente, giocata tutta sul rapporto quasi privato che un presidente ha con se stesso, la sua agenda, le sue giornate, le sue storie d'amore, le dicerie, i rumors. All'epoca si diceva che lui fosse perdutamente innamorato della Thatcher, però nessuno gliel'aveva mai chiesto. E quindi quando io gli ho detto semplicemente: ma presidente, veramente lei è innamorato di quella Befana? Già la parola Befana è già una battuta. Poi lui capisce, ma Befana anche intende. Dico, ovviamente la Thatcher. Ecco che, come dire, viene fuori un personaggio che fino a quel momento nessuno aveva potuto immaginare essere anche molto simpatico.